Belle donne, buongiorno! Oggi video tag. Io era da un bel po' che non facevo un video tag. Sono stata taggata dalla meravigliosa Paola Style, una donna strepitosa, matta come un cavallo, divertentissima. E quindi vi lascio qui sotto il link al suo canale, andate a conoscerla, perché se volete veramente divertirvi su YouTube, qualche video della Paola ve lo dovete vedere per forza, e non la Paola me, ma la Paola Style. E lei è stata a sua volta taggata da sorellina Valentina, che è l'autrice di questo video tag. Quindi, essendo l'autrice, giustamente mettiamo il suo link qua sotto, il link al suo canale, così magari andate a vedere anche i suoi video. Anche lei è un bel peperino e sicuramente, insomma, troverete tanti video divertenti e interessanti sul suo canale. Ma veniamo un attimo al tag, perché ovviamente ce l'ho scritto qua e tutte le volte che mi metto a parlare mi sparisce lo schermo e dopo io non capisco più niente. Allora, il tag si intitola "Se non fossi uno youtuber", e quindi ci sono 10 domande centrate su questo argomento. Avevo voglia di fare un tag perché è da tanto che non parlo di me, e tendenzialmente io parlo poco di me nei miei video, cerco di concentrarmi sempre sul prodotto, su come si fa questo, su come veste quell'altro, sui vestiti, cioè cerco di essere sempre un po' professionale e seria. È uno sforzo immenso, perché io, sì, nella mia vita normale sono una gran cazzona, sono una gran sbordellona, dico parolacce, rido in continuazione, battutacce sarcastiche. E devo dire la verità, sono anche il contrario di questo, nel senso che sono anche una tipa molto dark, che guarda solo film impegnati, che legge solo letteratura russa. Quindi, insomma, di mio non mi capisco. Quindi l'idea di poter fare in modo che gli altri mi capiscano la vedo proprio impossibile, per cui magari cerco di stare un po' così sul neutro, cerco di non espormi troppo. Invece il tag, e ovviamente anche i video ask, e ne ho già fatto uno, magari ve lo metto qua su, è lì su, sì, è lì su. E, dicevo, il tag e i video ask magari sono le occasioni in cui ci si riesce un po' ad aprire, ci si riesce un po' a raccontare, anche con le proprie contraddizioni, perché no? Perché comunque tutti le abbiamo, io ne ho una caterva, e quindi niente, stiamo a vedere che cosa salta fuori da queste 10 domande su cosa faresti se non fossi uno youtuber, o se non fossi uno youtuber, puntini, 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 puntini. Andiamo a vedere, eh? Allora, le domande le ho qua, e te dai con sto schermo, Dumaron. La prima: se non fossi uno youtuber, pensi avresti speso tutti quei soldi che solitamente spendi per comprare una qualsiasi cosa da cui poi trai un video haul, una video review, dei video assaggi, eccetera, eccetera? Ahimè, cara sorellina Valentina e cara Paola Style, assolutamente sì. Io sono sempre stata una da shopping furente, a parte i video assaggi, perché comunque, non so, non è una cosa che mi viene voglia di fare, non escludo nulla per il futuro, tanto non ho firmato contratti con nessuno, posso fare i video che mi pare. Però diciamo che prodotti beauty, prodotti make up, vestiti, borse, scarpe, alle, come se piovesse. E questo fa parte proprio del mio essere molto contraddittoria, cioè del mio essere un personaggio dark, malinconico, anche un po' pessimista, oscuro in certi lati, in certi momenti della mia vita, e nell'essere una che si sfoga nello shopping, nel divertimento, nell'andare a ballare, nelle battutacce e in generale in situazioni di leggerezza in altre. Cioè, quindi io ondeggio in una situazione assolutamente paranoide, cioè proprio quasi patologica, dalla luce all'ombra, e lo shopping è forse un modo a volte di manifestare che sono felice, a volte di guarire i momenti di tristezza, non lo so, anche lì dipende, si va a giorni. E quindi, anche se non avessi fatto la youtuber, se non avessi fatto i video haul, le video review, eccetera, sicuramente mi sarei sputtanata una caterva di soldi, come ho sempre fatto, per comprare le cose che mi piacciono. Fondamentalmente è così. Ecco, mai e poi mai compro cose che non mi piacciono solo per fare video. Quello no, non sono disponibile.
Seconda domanda: se non fossi uno youtuber, pensi che avresti in qualche modo conosciuto le persone che ora reputi tue amiche o amici? Beh, chiaramente io ho già tanti amici di vecchia data, alcuni più recenti, e comunque ho conosciuto delle persone veramente interessanti qui su YouTube. La Paola Style, Angie, con cui ci siamo anche proprio conosciute di persona, siamo andate al Cosmo Prof insieme, una ragazza dolcissima, bellissima, fantastica, siamo ancora in contatto. Ho conosciuto Cristina Marco, che è sempre però non dal vivo, sempre così su YouTube, tramite video. Insomma, ho conosciuto, sì, tante persone con cui mi trovo benissimo, tutte le ragazze del gruppo delle YouTubers in Pink, Sara, Mary, insomma, io credo, se non sono proprio delle vere amicizie, di quelle che quando stai male le chiami, oddio mi è successo qua, mi è successo là, state tranquille, non lo farò, non vi romperò i maroni, però ritengo che YouTube mi abbia arricchito di nuove conoscenze e ovviamente credo di avere scelto quelle per me più giuste, per me più positive, quelle che mi piacevano di più e con cui mi sentivo in sintonia. Sicuramente ho avuto delle belle esperienze e dei bei rapporti nuovi con persone che mi piacciono. Domanda numero 3. Se non fossi una youtuber, pensi che ciò che ti ha fatto diventare youtuber caratterialmente lo saresti diventata anche senza? Allora, io non so se ho capito bene questa domanda. Nel senso, credo che a questa età qua, e ho 51 anni compiuti, ormai il mio carattere sia definito, quindi sicuramente aver scelto di avere un canale mi ha dato delle cose, me le sta dando, mi sento che ho imparato delle cose nuove, sicuramente mi ha arricchito, però di base io sono sempre io, almeno spero, nel senso che non mi sembra di essere cambiata. Certamente sarei diventata sempre la Paola che sono, quindi quella incasinata, quella che ama la moda, quella che è un po' dark pessimista, quella che è fissata con gli scrittori russi, quella che è fissata col cinema d'autore, quella che sogna di fare la transiberiana. Sarei sempre io, sì, sarei sempre io, però ogni cosa nuova che intraprendiamo per scelta, perché la desideriamo, ci arricchisce un po' e ci fa diventare persone leggermente migliori o comunque persone più consapevoli di ciò che sono, di ciò che vogliono, di ciò che gli piace fare. Quindi la Paola è sempre la Paola, la Zoe Fashion & Beauty è sempre Zoe Fashion & Beauty e entrambe si divertono molto, sostanzialmente è così. Ma andiamo avanti, se non fossi uno youtuber avresti seguito qualche youtuber? Ma certamente sì, anzi io ho cominciato a girovagare qua su YouTube e poi a un certo punto ho deciso che avrei voluto entrare anch'io a far parte della community, quindi comunque seguivo le guru del make-up, ho cominciato con Clio, poi l'ho un po' abbandonata perché ho scoperto le americane, mi sono fiondata sulle americane che adoro e ce ne sono un 7-8 che non mollo assolutamente mai, come Kathleen Lights, come Lisha di Force Park Age, come ce n'è un Sateni Panosian, Sona Gasparian, cioè io ne ho tante di youtuber che ho seguito, che seguo e che seguirei anche se non fossi qua con i miei video che non guarda nessuno, ma chi se ne frega, perché comunque per me sono fonte di ispirazione, poi proprio trovo che siano brave e mi piace guardarle, quindi a prescindere dalla mia presenza o meno qui sul tubo. Poi, domanda numero 5, se non fossi uno youtuber, esprimeresti il tuo parere in modo diverso sotto i commenti di altri colleghi e che magari ti trattieni dal fare per timore di rovinare la reputazione del tuo canale? È un po' contorta sta domanda, però forse ho capito il senso. Allora, se io non fossi una youtuber, penso che commenterei esattamente allo stesso modo, per un semplice motivo, perché secondo me anche su YouTube, anzi a maggior ragione su YouTube, che è una community con delle regole che vanno rispettate, non si deve mai essere né offensivi, né sgarbati, né maleducati. Quindi se noi abbiamo davanti un qualcosa che ci irrita, che non ci piace, che troviamo sbagliato, abbiamo mille modi per dirlo senza essere cafoni. E questo a prescindere che si sia youtuber o meno. Quindi
Non è solo per la reputazione del mio canale, tanto io non sono famosa, in teoria potrei anche dire delle gran porcherie, ma è proprio una questione che secondo me sul web il fatto di non essere lì di persona, il fatto di essere dietro uno schermo, dietro una telecamera, non ti dà il diritto di essere un cafone, quindi non lo fai e basta perché sei una persona educata, almeno io penso che sia giusto così. Però quello che penso lo dico, nel senso che davanti a dei video in cui secondo me sono state dette delle cose sbagliate, sgradevoli o non so che cosa, mi sono sempre espressa, ma mi sono espressa cercando di essere educata, senza fare scenate, sicuramente senza cadere nel trash, come invece vedo che un po' va di moda, perché quando fai del trash, quando dici delle puttanate esagerate, quando sei aggressivo, spesso arrivano tante visualizzazioni e allora questo a qualcuno può far comodo. Io penso che non sia il mio stile. Tutto qua. Domanda numero 6. Se non fossi una youtuber, come avresti impiegato il tuo tempo? No, vabbè, io sono entrata su YouTube che avevo già 47-48 anni, quindi prima di cose da fare ne ho trovate e ne avrei trovate anche dopo. Sono una persona che ha sempre avuto mille passioni, oltre a lavorare, e quindi io ho sempre studiato danza classica contemporanea, io sono sempre andata al cinema, io ho sempre letto un sacco di libri, sono sempre uscita con le amiche, ho sempre avuto tutti i miei ciapini, lo shopping, insomma, diciamo che se non fossi stata una youtuber, il mio tempo l'avrei comunque riempito con le cose che ho sempre amato fare e che continuo a fare e che amo lo stesso. Diciamo che io mi arrabatto tanto per incastrare tutto quanto e avere anche il tempo per fare i video, perché è diventato un hobby che mi piace da morire e che voglio continuare a fare, cioè e a cui non voglio assolutamente rinunciare. Quindi faccio tutte le cose che facevo prima, faccio anche i video. Se non fossi una youtuber farei le cose che facevo prima, magari dedicandovi un pezzettino di tempo in più. Domanda numero 7. Se non fossi una youtuber, su quale collega avresti avuto un'opinione diversa da quella che hai ora, grazie al fatto che hai potuto conoscerla attraverso collaborazioni o altri contatti? Allora, non lo so. Perché io tutte le persone con cui ho collaborato da quando sono su YouTube sono persone molto carine, forse perché guardo prima di accettare una collaborazione, vado a vedere che tipo di cose fanno, che tipo di video fanno, se sono persone che fanno video in maniera educata, in maniera comunque gradevole, non avrei mai accettato collaborazioni con chi fa i video trash, con chi riempie di insulti gli altri youtuber, si rimanda perché tu hai fatto, perché no, quella roba lì no, nel mio canale non ce la voglio e non ho tempo da dedicare a queste cose, quindi io non credo che avrei cambiato idea, nel senso che nel momento in cui vedo che una ragazza è gentile, è educata, è gradevole, è sorridente, cioè poi non mi importa se su mille cose la pensa diversamente da me, cioè per me va bene così, io ci collaboro e ne ho comunque un'impressione positiva. Dal momento in cui collaboro con qualcuno è perché ho già un attimo fatto una valutazione, poi per carità le sorprese ci possono sempre essere, le persone cambiano, però fino adesso magari sono stata fortunata. In generale mi occupo e interagisco con persone che mi piacciono. E andiamo avanti, domanda numero 8, se non fossi una youtuber apriresti un canale YouTube? Beh, ma certo, l'ho fatto dal 2013, siamo nel 2017, sono 4 anni che sono qua e mi diverto come una matta, quindi sicuramente proseguirò e credo che sia stata una bellissima scelta. Domanda numero 9, se non fossi una youtuber guarderesti i tuoi video? Beh sì, me li guardo comunque perché prima di montarli controllo, questo lo taglio, questo lo tengo, questo fa schifo, madonna com'eri brutta, hai i capelli tutti sgarrupati, ovviamente essendo io una fashion victim e una perfezionista, non è che li butto su così, io invidio tantissimo chi fa i video di getto, li carica senza tagli, senza ne no, io ci sto attenta, sono un po' pippa, poi dico ma sei vecchia, guarda lì, si vede la ruga, guarda lì, si vede la borsa,
Quindi comunque i miei video li guardo, se io non fossi una YouTuber, ma perché no, li guarderei sì, perché? Per un semplice motivo. Io parlo delle cose che mi piacciono e le cose che mi piacciono anche se da spettatrice, non da YouTuber. Quindi le guarderei perché comunque saprei di trovare lì dentro dei contenuti che per me sono interessanti. E l'ultimissima domanda, la numero 10, mamma mia sorellina Valentina, hai fatto un rogito? Tagga chi vuoi, ma benissimo, allora taggo tutte quelle che mi seguono, quindi indistintamente tutte quelle che abbiano mai anche solo una volta commentato i miei video. In particolare ci tengo a taggare due donne meravigliose che sono Ricette e Risate in pochi minuti, che sono carinissime perché mi seguono sempre, mi commentano sempre tutti i video e sono due donne strepitose, due matte sbaraccate che io adoro e che sogno un giorno di incontrare di persona, ma davvero, perché sono veramente uno spasso. Io quando guardo i loro video mi ribalto dal ridere. Poi taggo ovviamente tutte le ragazze con cui interagisco, con cui mi interfaccio periodicamente, saltuariamente o sempre, quindi Angie, quindi Cristina Marco, quindi Sara, quindi Mary, tutte voi che mi conoscete, se volete, partecipate a questo tag. In fondo è un tag interessante, un tag divertente che ci permette di tirare fuori qualcosa in più di noi. Quindi benvenute, fate questo tag e buon divertimento a tutte. Bimbe, grazie per aver guardato questo video, spero che vi siate divertite, spero che ci siamo conosciute meglio grazie a questo tag e mi raccomando, se vi è piaciuto, un bel pollice. Vi aspetto qui sul canale, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video e nel frattempo un bacione.